Buongiorno a tutti amici, come state? Bentornati in un nuovo video. Oggi stiamo per iniziare una nuova esplorazione, io sono già qua, sono dentro il cortile di questa fantastica villa. Oggi sono da solo e non vedo l'ora di entrare per vedere cosa c'è dentro. Iniziamo subito. Iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da contribuire al suo sviluppo. Grazie. Allora, qua siamo praticamente nel giardino privato di questa villa. Qua c'è già una porta, vediamo. Ok, questa deve essere la cantina, come vedete. Qua c'è questo attrezzo che ha una pompetta attaccata. Secondo me questo era per spruzzare i pesticidi alle piante. Si metteva a tracolla, si riempiva di liquido, con questa maniglia si faceva su e giù e si pompava il liquido, credo. Ok, qua ci sono attrezzi vari, vecchissimi. Qua c'è una scala. Tutti attrezzi da lavoro. Qua c'è un'altra porta, vediamo dove va. Mamma mia, che buio. C'è un'altra stanza della cantina, ci sono dei vecchi vini. Questo è un lambrusco. Questo vino mi piace, ma è particolarmente perché è leggero e frizzante. Qua ci sono altre bottiglie. Queste qua sono vuote invece. Queste qua sembrano... No, queste qua sono piene. Tipo questa qua è nuova. Ok, andiamo a vedere di qua. Qua c'è una scala che va su. Ragazzi, mamma mia, si entra direttamente in casa da qua. Intravedo una sedia che mi accoglie. Wow, allora. Questa doveva essere forse la porta d'ingresso, non lo so. Allora, andiamo di qua. Qua è bellissimo, ragazzi, mamma mia. Guardate quanti mobili antichi. C'è quella credenza, qua c'è una macchina da cucire, addirittura c'è ancora il pezzo sopra, quello per chiuderla. Questo cos'è? Una sorta... Ah sì, un cordless, un vecchio telefono cordless. Qua guardate questa televisione anni 70, stupenda. Ci sono ancora i quadri attaccati e tutto il resto. Qua c'è un signore vestito da militare con il fucile in mano. Questo qua dovrebbe essere quella, diciamo, macchina per fare la piega, credo. Mi sbaglio, non lo so. Mamma mia, che bello, ragazzi, guardate qua. Quanti oggettini belli antichi. Qua ci sono degli occhiali da sole. Qua ci sono foto di una signora. Ma guardate che belli questi due cigni in vetro. Col cuore in mezzo. Cartolina, dei libri antichi. E qua nei mobili ci sono ancora dei piatti, delle cannucce. Guardate anche qua sopra, ci sono tutti dei quadretti molto carini. Anche qua avevano un sacco di quadri appesi. Qua, mamma mia, guardate qua, cioè, magari questa la censuro perché questa bambina adesso potrebbe essere ancora, cioè ancora sicuramente viva, magari è anche adulta adesso, magari questa la censuro. Comunque c'è una foto di una bambina,
Guardate qua, questo. Cos'è questo? Non un libro, è un'agenda. Un'agenda con la serratura, diciamo. Questi libri antichissimi. Mamma mia, di che anno saranno questi? Secondo me è 1800. Credo, vediamo. Se trovo una data. 1880, ecco. Ormai li riconosco i libri. I mammiferi. Vabbè. Qua altri libri. Altri libri anche qua. Guardate che bello anche questo vecchio vaso in terracotta. Vediamo di qua. Allora. Qua c'è una televisione in mezzo alla camera. Poi ci sono un sacco di cartoline e di documenti per terra, dei libri. Perché hanno buttato tutto per terra così? Non capisco. Cioè, ovunque passano fanno casino. Beh, comunque qua abbiamo un bel camino, tutto in marmo. E qua una vecchia stufa. Questa è una stufa a gas, credo sia. Che questa penso anni 50-60. Oh, guarda qua, c'è anche la tombola. Questa cos'è? Qua ci sono tutte delle cartoline. Qua c'è una stanza vuota con un materasso in mezzo. Madonna, guardate qua, ragazzi, cos'è questa? Questa è una radiografia, se non sbaglio, della schiena, della colonna vertebrale. Vabbè, guardate che inquietanti queste tende qua, che saranno qua da 50 anni, tutte un po' strappate, fanno impressione. Comunque anche qua dei libri per terra. Bello questa parte qua che divideva una camera dall'altra. Qua c'è un altro libricino di Trieste con tutte le immagini della città. Bellissimo, sono un sacco belle queste cosine qua vecchie così. Proseguiamo di qua. Allora. Qua c'è un bagno, vediamo. Dai, guardate, sono tutte. Ho sentito un rumore. Boh. Ho sentito un rumore venire su dalle scale. Boh, vabbè. Allora, dicevo. Qua, guardate, ci sono tutte le chiavi appese. Mamma mia, ma no, non è un bagno, cos'è? È una zona lavanderia, qua c'è la lavatrice, qua il lavandino, guardate qua, mamma mia quante ragnatele, ragazzi. Qua c'è la caldaia a gas. Vieni di qua. Ok, eccoci in un'altra camera. Questa probabilmente era la cucina, non probabilmente, sicuramente. Allora, qua abbiamo proprio la cucina con i fornelli. Qua abbiamo questo tavolo pieno di cose. Spulciamo un po', vediamo cosa c'è. Questo, che giuro è sta roba pesantissima. Questo era un orologio, guardate. Ma vi assicuro che pesa tantissimo, è tutto di ferro, cioè assurdo. Vedete, dietro c'è il meccanismo vecchissimo, proprio veramente vecchio. Allora, qua ci sono delle foto antiche, dei bottoni. Quante cianfrusaglie antiche, ragazzi. Ma qua ci sono delle piccole perline che erano tipo quelle per fare, dove facevi passare il filo dentro e facevi le collane. Un pezzo del tostapane.
Di qua invece abbiamo un lavandino e qua i mobili della cucina, come vedete, ci sono ancora cose dentro, pazzesco. Guardate queste cose, pasta, brioche, sono delle brioche scadute il 27 maggio del 97. E beh, direi che... Tra l'altro c'è ancora una dentro. Direi che è ancora buona, eh. Mamma mia ragazzi, 97, sono 30 anni praticamente quasi. Qua c'è del cacao. Ma qua c'è un'altra stufa di gas, uguale a quella che c'era nell'altra stanza. Ok, proseguiamo. Allora qua è da dove siamo arrivati. E ora andiamo ai piani superiori. Oh, c'è un odoraccio, cioè ragazzi. Guardate questa finestra qua lungo il corridoio, che strana. Poi c'è questa porta qua che è una sorta di armadio a muro. Qua ci sono dei quadri lungo il corridoio. Ragazzi, dite che avevo anche la mascherina, cavolo, ho lasciato tutto in macchina. Sono entrato di fretta e ho lasciato tutto in macchina. Allora, vediamo qua cosa ci aspetta. Allora, wow, già intravedo una spettacolare camera da letto, ragazzi. Mamma mia, bellissima. Guardate i letti. Sono ancora in condizioni ottime. C'è tutto praticamente, c'è tutta la camera da letto completa. Comò, comodini, mobile. Vediamo qua sul comò. Oddio, mi sono spaventato. Mamma mia, cos'è sta roba? È un furetto, cos'è? Oddio. Sì, comunque è una pelliccia vera. È una sorta di furetto, guardate la faccia. Mamma mia. Addirittura c'è le zampe, guardate. Oddio, non mi piacciono proprio queste cose. Allora, qua c'è la foto di una signora morta nel 1939. Qua c'è una lettera dei santini. Guardate qua la borsetta con i guanti bianchi e questa collana fatta con le stesse perline che abbiamo visto là sotto. Qua ci sono tutte delle scritte che indecifrabili. Non capisco cosa ci sia scritto. Non riesco a leggere. Mamma mia, ragazzi, è rimasto tutto. Guardate, anche dentro il cassetto è pieno di oggetti. Qua c'è la custodia di... Penso ci sia stato un anello o un bracciale d'oro, che ovviamente non c'è più. E questo cos'è? Ma è un contenitore, ma è molto strano. Ha tutta questa stoffa rossa dentro, sembra... Boh, sembra... non so cosa potesse servire. Se voi lo sapete, se aveva magari un uso specifico o non so cos'altro, scrivetelo nei commenti. Allora, qua ci sono ancora camicetta, borsa e guardate l'armadio, ragazzi, incredibile. C'è ancora tutto dentro. Sono tutti abiti da signora, comunque, da anziana. Qua, italiana, incendio. E rischi diversi. Ah, polizza di assicurazione incendio, pazzesco ragazzi. Incredibile. Datata 1958. Mamma mia. Qua magari censuro qualcosa perché ci sono dei nomi.
Vabbè che non penso sia nessuno più in vita di questa gente qua, però oddio, questo non l'avevo visto, ragazzi. Inquietante, guardate qua. C'è una parrucca. Oddio. Una parrucca di capelli grigi tendente al ramato, non lo so. Mamma mia, fa impressione, sembrano pure i capelli veri. Magari una di quelle parrucche fatte con i capelli veri. Boh. E questo, dai, questo è un corpetto di quelli che si usavano una volta. Incredibile, quanta roba c'è in questa casa. Qua probabilmente deve essere stata una signora anziana che è morta o non ha più figli, non aveva più figli che hanno badato la casa, oppure come la maggior parte delle volte se ne fregano e basta, e lasciano tutto così all'abbandono. Però, ragazzi, guardate, quella è la padella per gli anziani, quella per fare la pipì. Però ragazzi, voglio dire, io è proprio una cosa che non concepisco, lasciare tutti i ricordi, foto, documenti, così all'abbandono totale. Boh, è proprio una di quelle cose che non riesco davvero a capire, per quanto mi sforzi, non, io piuttosto, veramente, vabbè, qua chiudiamo il cassetto, io piuttosto ragazzi prenderei tutto, svuoterei e butterei, piuttosto che lasciarli così in balia di chiunque. Questo cos'è? Una patente? Sì, mamma mia, ragazzi, una patente di guida. Qua c'è questo signore, valevole fino al 4 giugno, no, fino al 14 giugno del 1967. Assurdo. Vediamo di qua. Allora, qua ci sono. C'è un'altra radiografia qua per terra. E qua ci sono, mamma mia, un sacco di coperte buttate qua così. Ok, questa forse era un'altra camera da letto, non lo so. Vediamo. Mia, questa è particolarmente sporca, ragazzi, guardate qua. Ah sì, perché ci sono tutte le finestre aperte e entra di tutto, le piante, guardate, stanno praticamente crescendo dentro casa. Comunque, qua ci sono un piccolo lucchettino e qua un'altra di quelle collane fatte con quelle perline là. Sono i documenti di un diploma. Qua, amici, un sacco di cianfrusaglie per terra, giornali. E altra roba che non stiamo qua a spulciare, ma tanto qua un altro guardaroba. Poi ci sono altre cose che possono sembrare pellicce, ma vedendo quella che era vera, non mi sembra strano che ci sia qualcos'altro qua di vero. Guardate questa camicia, che stile, mamma mia. Qua altri documenti, pieno di documenti. Ok. Andiamo a vedere dall'altro lato ora. Qua c'è un silenzio molto particolare, perché venire da solo è proprio una roba che senti ogni minimo rumorino che c'è nei dintorni. Guardate, qua ci sono dei vecchi ombrelli. Guardate il manico di questo, che è strano. È finissimo il legno. Qua c'è una borsa con un attaccapanni. Qua, mamma mia, l'odore si fa particolarmente forte. Che puzza, non so cosa sia sta puzza. Oh, guardate il soffitto però, che bello. Ah, tutti degli affreschi. Qua ci sono dei fiori anche nei lati. Madonna, mi voglio solo far notare. Guardate che razza di crepe che ci sono qua. Sembra che stia per crollare da un momento all'altro. Per non parlare delle ragnatele, ragazzi, sono delle cose abnormi, davvero.
Guardate questa, non so se si vede dalla camera, ma se ci finisco in mezzo rimango intrappolato. Allora, qua c'è un mobile con delle scarpe da donna. Qua giù ci sono delle scarpe. E qua altri bottoni, ho notato tanti bottoni in giro per casa. Poi vabbè, una volta si usava, sai, magari cucire vestiti, fare comunque molti lavori a mano. Qua ci sono queste, se non sbaglio, sono o pannolini o comunque delle traverse da mettere nel letto per gli anziani. Che tristezza. Andiamo di qua. Qua un'altra camera da letto con la moquette per terra. Mamma mia, guardate là, c'è un pannolino, un pannolone ancora, ma forse una traversa, ancora sporca comunque. Rimasto tutto così, ragazzi, incredibile. Ci sono degli specchi. Questo cos'è? Un tappeto, credo. Ah, qua c'è un altro camino. E dentro però c'è una stufetta elettrica, se vedete. Qua un aspirapolvere vecchissimo. E qua altre tende. Questa porta dove va? No, ok. Si ricollega al corridoio dove eravamo prima. Allora, qui c'è un'altra stufa. È piena di stufa sta casa. E qua un bagnetto. Oddio. Meno male che hanno lasciato la finestra aperta. Guardate la vasca, quanto è piccola. Sarà, boh, forse 40, no, 50 centimetri, se è mezzo metro è tanto, guarda. Guardate come è ridotto, la muffa di ogni genere sul tetto. Di là dalla finestra vedo l'altra parte, un'altra parte della casa, però non so da dove ci si arriva. Ora vediamo. Allora, qua c'è una scala che va su. Mamma mia, che puzza, ragazzi, deve essere tutta sta merda di non so che animale sia, magari colombi, non lo so. Oddio, scusate se sentite male, ma ho il giubbotto davanti alla bocca perché c'è una puzza mostruosa. Mamma mia, niente, questo è solo il sottotetto. Oddio, che schifo, ragazzi. Giro velocissimo qua, tanto non c'è nulla, è solo il sottotetto. Mamma mia, non so se è tutta merda questa cosa che c'è per terra, ma è una cosa assurda. Qua ci sono dei mobili che, boh, che avranno 200 anni. Boh, niente, ragazzi, devo uscire perché c'è un odore terribile, tanto non c'è nulla. Ah, guardate questo. Questo deve essere uno slittino di quelli antichi in legno. Questo è carino, cavolo. Qua niente, un altro pezzettino di sottotetto. Qua cos'è sta porta? Una porta segreta, vediamo se riesco ad aprirla. Ok, non c'è nulla, chiuso. Scendiamo giù. Ok, ragazzi, sono sceso giù perché davvero lassù c'era un odore terribile. Sono uscito e sto cercando di capire come arrivare in quest'altro pezzo di casetta, però vi faccio vedere. Ok, praticamente noi prima eravamo là dentro, dobbiamo andare a vedere anche questa parte qua. Se riesco a passare, perché ci sono solo agli rovi. Praticamente non si riesce quasi a camminare. Questo qua dovrebbe essere, se non sbaglio, il portone principale, l'ingresso. Quindi questo, diciamo che è un'altra casetta a sé, forse, piccolina. Sì, vuota. Oh, ma guardate che bello però. Questo... Ah no, non è una...
fresco, e carta da palati. Quindi diciamo che questa parte sarà più nuova rispetto all'altra, perché anche il pavimento mi sembra un po' più moderno, per quanto sia vecchio, mi sembra più moderno rispetto all'altra parte. Qua c'è un rubinetto. Ok. Vediamo di qua cosa c'è. C'è un'altra porta. Oh, qua c'è una piccola stanzetta. Questa è di nuovo vecchissima. Ci sono vari oggetti sul tavolo, ma questo è il colpo di un fucile. Ah, uno, mamma mia, quanti ce ne sono! È pieno di colpi di fucile. Non è che c'è anche il fucile da qualche parte. E questi? Che diavolo sono sti cosi? Non so. Mamma mia, quanto pesa. Sono dei pesi che non so cosa potessero servire. Sicuramente venivano utilizzati in qualche modo. Se qualcuno lo sa, sapete già. Allora, qua invece un camino. Niente, qua altri mobili stravecchi. Ok, proseguiamo di qua. Non si apre. Vediamo. Questa mi sa di nuovo di una specie di cantina. Sì, infatti è chiusa, finisce qua. Una stanza così. Vediamo di qua. Ok, qua ci sono le scale che dovrebbero portare l'altro pezzo di casa. Parlo a bassa voce perché secondo me qua a fianco c'è una casa abitata. Non ho visto nessuno, però mi sa che confina con una casa abitata. Allora. Ok, qua niente. Niente, altre stanze vuote. Qua c'è un bagno. Nulla. Niente, questa era una casetta a sé, però probabilmente non veniva utilizzata. Guarda il balcone, che crepa, anche questo crolla da un momento all'altro. Niente, scendiamo subito. Ok ragazzi, penso che abbiamo visto tutto. Ok ragazzi, direi che l'esplorazione finisce qua, abbiamo visto tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like, un commento. Grazie di aver visto il video fin qua, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!